100 cantine vinicole e 19 aziende produttrici di olio. Innanzitutto voglio ringraziare chi ha lavorato in questi giorni, tanti giovani, tanti allestitori, i produttori, le cantine, tutti coloro che hanno consentito di aprire il nostro padiglione nel miglior modo possibile. Lo spazio Abruzzo è stato inaugurato dal vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, il quale nella tradizionale visita istituzionale di apertura è stato accompagnato dall'assessore alle politiche agricole Dino Pepe. Registro un avanzamento, un miglioramento che corrisponde al miglioramento dei prodotti abruzzesi, del vino abruzzese, e che corrisponde alla intelligenza degli imprenditori, delle aziende, delle cooperative, delle cantine abruzzesi che innovano, sono capaci di proiettare un'immagine nuova sui mercati nazionali e internazionali, e questo non può che riempirci di grande soddisfazione. Il Vinitaly 2018 è un'edizione particolarmente sentita per il settore vitivinicolo regionale. L'Abruzzo festeggerà infatti i primi 50 anni dal riconoscimento della DOC Montepulciano d'Abruzzo. Quest'anno per la prima volta abbiamo una regione unita in tutti i consorsi con una identificazione territoriale per rimarcare proprio il fatto che un territorio unito come l'Abruzzo ha comunque delle differenziazioni che sono un valore aggiunto. In occasione della cerimonia di apertura del Vinitaly, l'azienda Monti di Controguerra ha ricevuto il premio Betti Medaglia del Can Grande, riconoscimento che viene assegnato ogni anno alle aziende vitivinicole che si sono distinte in ambito regionale. L'economia del futuro sarà l'economia sostenibile, in particolare in agricoltura e anche nel settore della vinicoltura. Quindi capire oggi che la sostenibilità è indispensabile non solo per la salvaguardia del nostro ambiente, questo sarebbe già sufficiente, ma anche per rendere più competitive le nostre imprese nei prossimi anni è determinante. Il marchio Viva dice questo, dice agli imprenditori: incominciate a investire sulla sostenibilità delle vostre aziende.